Colpo di scena sui fondi per i lavori e richiedenti asilo. Il bando è terminato, i fondi non sono stati richiesti e a quanto pare non c'è mai stata una reale intenzione da parte del sindaco. E quanto fatto trapelare dall'assessore all'urbanistica Luisa Polli, che stamane dagli schermi di Tele4 ha chiarito le dinamiche di quella che lei stessa ha definito una pseudopolemica, ribadendo in linea di principio un concetto: fondi regionali o meno, la priorità è aiutare le imprese e i cittadini italiani. Al di là che sono scaduti i termini, e infatti il sindaco lo sapeva benissimo che sono scaduti i termini per fare avere quel finanziamento regionale, poi non so se il Torrenti farà delle proroghe, l'assessore regionale Torrenti farà delle proroghe o meno, eccetera, ma questo è irrilevante. Voglio tranquillizzare quei cittadini che avevano scritto i post su Facebook. Il sindaco l'ha fatto perché sapeva benissimo che in quel momento l'inferriata, in questo momento tuttora, quell'inferriata non è ancora nella disponibilità del comune, ma è ancora di autorità portuale. Quindi comunque non avremmo potuto farla, perché io non posso agire su un bene non mio. Detto questo, però, questo sondaggio... Ha detto la disponibilità di prendere i soldi per un lavoro che non gli compete. Che non potevamo fare in questo momento, ma lui non ha dato la disponibilità, noi non abbiamo fatto nessuna delibera di giunta, i termini sono scaduti, quindi in realtà l'operazione politica del sindaco è stata quella di praticamente chiedere ai cittadini: facciamo o non facciamo? E su questo si è aperto un mondo. Ma ora non si può più? No, cioè, i termini erano già scaduti quando il sindaco ha detto facciamo. Ah, quindi sono scaduti al 31 luglio. Una furbata è stata. È stata una furbata. Perché? Perché io devo far lavorare le ditte triestine, devo far lavorare i triestini che poi con quei soldi pagano l'affitto. Queste persone che non hanno una specializzazione, perché devo farle lavorare?